Ciao a tutti, io sono Svetlana Marongiu e questo è il nostro canale di YouTube. Questo è il canale di Victoria e Svetlana Marongiu. In questo video, come vi ho promesso, quando abbiamo fatto questa cuffia fatta a ferri costa l'inglese in tondo, vi avevo detto che io ho deciso di abbinare a una sciarpa e la sciarpa l'ho fatta, è questa qui. Ok, lavorazione qua è piuttosto semplice, in quanto basta far ripetere solo un giro. Per fare questa sciarpa io ho usato lo stesso filato che ho usato per la cuffia. Filato si chiama Majestic, che fa parte di collezione invernale di Lana Gatto. Filato mi piace tantissimo, gomitolo da 150 grammi in quanto ci sono 270 metri. Come composizione abbiamo qui 53% di lana e 47% di acrilico. Qui consigliano ferri numero 5,5, ma in quanto io lavoro piuttosto largo, io ho usato ferri numero 5. Ok. Per realizzare la sciarpa ho usato un gomitolo intero, quindi 150 grammi, e con 150 grammi, facendo 38 maglie, viene 1,50 m. Per me non era sufficiente la lunghezza, quindi da altro gomitolo che mi è avanzato ho usato un altro po', e quindi da due gomitoli mi è avanzato ancora un bel po', che basta per fare un'altra cuffietta, che molto probabile lo faccio. Se volete vi faccio un'altra cuffietta di questo filato. Ok, quindi io ho deciso di farvi vedere questo semplice punto su un altro filato, per far vedere anche la differenza, come si presenta questo punto con un filato sfumato e con un filato di tinta unita. Ok, come vi ho detto, rapport di maglie multiplo a 4. Noi abbiamo tante maglie a 4 quanto vogliamo larga la nostra sciarpa, e più due maglie di vivagno. Ok, quindi una e una alla fine. Quindi quanto ho avviato qua? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 più 2, 18. E partiamo subito con il nostro primo e l'unico giro. All'inizio io faccio qua un nodino per non lavorare maglia di vivagno, altrimenti così, in questo modo, per non far uscire la maglia. Ok, fate attenzione solo come io prendo le maglie, in quanto è importante. Ok, partiamo subito col nostro lavoro. Prendo il ferro. Prima maglia di vivagno la prendiamo sempre senza lavorare, e così a noi viene poi un bordino molto bello, che vedete in questo modo. E ultima maglia di vivagno la lavoriamo sempre a rovescio. E partiamo con il nostro rapport. Il nostro rapport è questa. La prima maglia si lavora a dritto, preso in questo modo sul davanti. Vedete, entro e lavoro maglia a dritto, una. La seconda maglia, sempre maglia a dritto, però la prendo entrando qua dentro. Ok, la seconda. La terza maglia è maglia a rovescio, è fatto. E la quarta maglia, la maglia lavorata a dritto, presa sempre, guardate qua, sul davanti. Ok, e con questo abbiamo fatto il nostro rapport di 4 maglie. E da allora lavoro, ripetiamo: prima maglia a dritto preso sul davanti, così, la seconda maglia a dritto, entriamo dentro in questo modo e lavoriamo maglia a dritto, terza maglia, maglia a rovescio, e la quarta maglia, maglia a dritto lavorata presa da davanti come la prima. Ok, abbiamo fatto il secondo rapport e ripetiamo il nostro lavoro: maglia a dritto presa davanti, maglia a dritto presa qua sul dietro, maglia a rovescio,
e maglia a dritto presa sul davanti. Ok, abbiamo fatto terzo rapporto, adesso facciamo il nostro quarto rapporto di questo campione che ho avviato, e con questo direi che abbiamo terminato. Ok, davanti dritto dritto, una maglia a rovescio e una maglia a dritto presa sul davanti. Sono arrivata alla fine e ultima maglia, come vi ho detto, maglia a vivagno, di vivagno, la lavoro a rovescio. Ok, abbiamo terminato il primo giro, successivi giri sono uguali a questo che abbiamo appena fatto. Lo rifacciamo ancora, quindi maglia di vivagno senza lavorare, prima maglia a dritto, lavoro preso da davanti, che okay? La seconda, vedete, già si presenta in posizione giusta, presa da dietro, poi maglia a rovescio e quarta maglia a dritto presa sul davanti. Rapport terminato e ripetiamo: maglia a dritto presa sul davanti, maglia a dritto presa sul dietro, maglia a rovescio e maglia a dritto presa da davanti. Ok, vi faccio vedere ancora lentamente: maglia a dritto, maglia a dritto presa in questo modo, maglia a rovescio e maglia a dritto. Ok, 4 maglie da ripetere: a dritto, maglia a dritto, una maglia a rovescio e una maglia a dritto. Arrivando alla fine facciamo maglia di vivagno che lavoriamo sempre a rovescio. Io adesso vado avanti lavorando con questo filato un piccolo campione per farvi vedere come si presenta il punto in un altro filato. Faccio un pezzettino e poi ci rivedremo. Ho lavorato un pochino il mio campione per farvi vedere la differenza con un altro filato, come si presenta a questo punto. Ho fatto un altro campione nel filato più scuro e vedete che come si presenta con un altro colore che sembra un punto completamente diverso. Quindi sarà voi a scegliere il filato. Quando voi siete arrivate a lunghezza giusta della vostra sciarpa, in caso mio circa 1,75 m, quindi con lo stesso punto, vi faccio vedere come ho chiuso io le maglie. Ok, quindi la prima maglia io ho tolto senza lavorare e come lavoro il punto così ho chiuso le maglie. Quindi la prima maglia lavoro a dritto presa dal davanti, ok, lavorata, dopodiché faccio accavalare questa maglia che ho tolto. La seconda maglia lavoro a dritto preso da dietro, lavoro e faccio accavalare. Ok, la terza maglia era maglia a rovescio, quindi la lavoro a rovescio e faccio accavalare, e così via. Io in questo modo vado a chiudere la mia sciarpa, in caso mio un campioncino. La quarta maglia a dritto in questo modo, che okay, e faccio accavalare. Ho lavorato un rapport, quindi ho chiuso un rapport e vado avanti a chiudere anche altre maglie. Quindi la prima maglia a dritto in questo modo a cavallo, la seconda maglia a dritto presa da dietro, lavoro e faccio accavalare. Che controllate, mi raccomando, che non ci sia né troppo stretta né troppo larga la chiusura della sciarpa. Ok, sono arrivata a fare maglia a rovescio, lavoro a rovescio e faccio accavalare anche questa, e maglia a dritto e faccio accavalare. Ok, quindi spero che avete capito modo come chiudere le maglie, come ho chiuso io, poi voi potete chiudere in modo a quale siete abituate. Ok, vi faccio ancora rivedere la sciarpa pronta che ho fatto, un altro campioncino di un altro colore, che cosa vi volevo dire, la sciarpa, il punto è molto elastico e nonostante tutto poi si riprende la larghezza, e
nel vivo sembra che un pochino plissettato, che questi righi lo fanno come un pochino, vedete, a rilievo e qui va dentro. Spero che questo video vi è piaciuto, è stato chiaro e che voi userete questo punto per realizzare sciarpe per vostri cari e per voi stessi. E noi ci vediamo presto. Vi saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao!